Benvenuti su RMS Channel Web TV. Il segno di oggi è... È una puntata molto particolare, parleremo di celiachia. Vediamo subito l'intervista ad Antonietta Carieri. Salve, siamo da Antonietta Carieri, titolare dell'alimentare specializzato in celiachia. Quindi, Antonietta, ci spieghi che cos'è la celiachia? La celiachia è un'intolleranza al glutine. Il glutine è una proteina che si trova in molti cereali, tipo orzo, farro, camut, frumento, grano. Il celiaco può sostituire questi cereali con altri, tipo riso, mais, teff, quinoa, grano saraceno. Togliendo questa proteina non fa altro che dare un giusto nutrimento al suo intestino, perché purtroppo la malattia del morbo celiaco prende l'intestino e in particolare i villi intestinali. Sono celiaco, ora che faccio? Allora, inizialmente il mondo può sembrare che cambi, però non cambia niente. Parlo in primis da celiaca. Dopo la diagnosticazione del morbo celiaco, l'unica cosa da fare è cambiare le proprie abitudini. Quindi, se prima noi mangiavamo del pane, possiamo continuare a mangiare del pane, però questa volta fatto di farina ACE tipo riso, mais e altri cereali a noi consentiti. E la vita scorre normalmente, però avere delle piccole attenzioni quando si cucina in casa, quando si va a mangiare fuori, questo cambia nella nostra routine. Però per il resto la vita scorre normalmente, perché comunque dobbiamo soltanto evitare alimenti che contengano il glutine. Possiamo continuare a mangiare la verdura, la carne, il pesce, possiamo stare tranquilli. Siamo persone sane. Che differenza c'è tra la celiachia e la sensibilità al glutine? La celiachia è una malattia riconosciuta dal Ministero della Salute. Allora, la diagnostica avviene tramite un prelievo del sangue, quindi valutare le transglutaminasi e quindi vedere se questo livello è alto e basso. Poi, man mano risulta positivo, fare la gastroscopia, poiché è una malattia che colpisce l'intestino, in particolare i villi intestinali. Quindi poi, una volta accertata il morbo celiaco positivo, si interviene con la dieta priva di glutine. Invece la sensibilità al glutine non è altro che un'intossicazione, quindi la persona intossicata deve soltanto eliminare dai 3 a 6 mesi questa proteina per poi poterla integrare piano piano, ciò che non può fare il celiaco, poiché dato che è conclamata questo morbo, perché non è altro che un morbo, deve continuare a vita, anche perché diciamo gli effetti sono ben diversi. Se noi non seguiamo la dieta del senza glutine, possiamo andare incontro a varie patologie che si accumulano, tipo problema all'ipotiroidismo, possiamo avere problema di cecità, di diabete. Invece quello che non può succedere al sensitive, può avere soltanto mal di stomaco, mal di testa, leggeri scombussolamenti. Antonietta, ma è vero che il glutine fa dimagrire? No, per niente. I nostri alimenti, è vero che noi togliamo la proteina, ma questo non significa che siano dei prodotti dietoterapeutici per dimagrire. Sono prodotti, se noi andiamo a analizzare l'etichetta, purtroppo molto ricchi di zuccheri. Quindi noi, per andare a compensare la proteina che viene tolta, aggiungiamo zuccheri. Quindi no, non fanno dimagrire. Ci sono diversi gradi di celiachia? No, la celiachia è una che può manifestarsi in modi diversi, questo è vero.
Ci può essere celiaco sintomatico e quindi avverte la contaminazione, può avere disturbi intestinali. Invece c'è il celiaco asintomatico che anche se c'è la contaminazione, in quel momento non avverte disturbi intestinali. Però nel momento in cui andrà a fare le analisi, i livelli di transglutaminasi sono alti e solo lì che poi capisce che nel tempo ha ingerito del glutine. È pericolosa la contaminazione. Sì, e infatti per evitarla bisogna in casa stare molto attenti quanto si manipolano gli alimenti, quindi avere l'accortezza mentre si cucina di stare attenti di non utilizzare gli stessi utensili per la dieta col glutine da quella senza glutine. Invece, fuori casa, per evitare la contaminazione, ogni ristorante dovrebbe avere un ambiente a parte con personale addetto. Come si riconoscono i prodotti senza glutine? Nella confezione del prodotto dobbiamo trovare o la spiga sbarrata, oppure nell'etichetta deve essere specificato il senza glutine. Bene, speriamo che queste nozioni sulla celiachia vi siano utili, vi fanno comprendere determinate cose. Ringrazio ancora Antonietta. Grazie a voi. E sai che può interessare o coinvolgere anche te.